La ricerca è la ricerca di buone idee che possono servire a qualcuno oppure risolvere dei problemi. Nel progetto Toothpick noi ci occupiamo di un problema particolare, che è quello del copyright delle immagini che si trovano su internet. Uno dei problemi più sentiti dalle persone che postano immagini, fotografie sui social network è il fatto che chiunque possa prendere queste foto e appropriarsene in qualche modo, utilizzarle per scopi che non erano previsti dall'autore, anche scopi fraudolenti eventualmente. L'idea su cui si basa il progetto è quella di sfruttare le impronte digitali delle macchine fotografiche. Qualunque sensore fotografico, compresi quelli inclusi negli smartphone, quando scatta la foto, lascia in ciascuna fotografia un'impronta che permette di identificare il dispositivo che l'ha scattata. Noi la chiamiamo impronta digitale. Questi segnali di rumore possono essere rilevati tramite degli algoritmi opportuni e possono essere quindi utilizzati per verificare se una data fotografia sia stata scattata da una certa macchina fotografica oppure no. L'impronta digitale della macchina fotografica nasce da imperfezioni del processo di fabbricazione dei sensori ottici. In un sensore ottico tutti i pixel dovrebbero essere identici, ma il processo di fabbricazione è leggermente imperfetto e fa sì che ciascun pixel venga fuori dalla fabbrica leggermente diverso da tutti gli altri. Questo alla fine fa sì che nell'immagine vi sia un rumore aggiunto alla scena che viene ripresa, che dipende proprio da queste imperfezioni, che sono differenti da ciascun sensore a un altro sensore, anche all'interno della stessa marca e modello. Noi abbiamo sviluppato una tecnologia che permette di effettuare l'identificazione della macchina fotografica che ha scattato una certa foto su larga scala. Questo significa la potenzialità di applicare queste tecniche su un numero molto grande di immagini, su database di immagini estremamente grandi, tipo quelli per esempio che sono disponibili nei social network come Flickr oppure come Facebook. Un aspetto di questa ricerca che piace molto sia a me che ai miei collaboratori è il fatto che le possibili ricadute che nascono da questa innovazione non siano soltanto economiche nel senso di vendere un prodotto, ma abbiano anche un possibile impatto sociale più elevato nel senso di rendere più sicura la fruizione di immagini su internet.